via! No, fermo! Togli la sicura! Ma che è impazzito? Una bombola per lei! Togli la sicura! Sanguri! Posso aiutarvi? Scusi, giovanotto. Posso fare qualcosa per lei? È tuo figlio, Gio. Chi siete? Che cosa volete, per favore? Sei tu, Giocelina? Sì. Sì. Pensa un po' al 51. Nelle banche neanche ti facevano entrare. Hai bussato e lui sturco ti ha prestato $30,000. Ti dico bene, Joe? Sì, ma io glieli ho ridati. Ah. E la protezione che hai avuto per tutto questo tempo, eh? Un sarto da due soldi che cerca di farsi strada e di avere la sua impresa. Tu hai un nipote in Sicilia, non l'hai mai visto? Ma di che cosa state parlando? Io ho lasciato la Sicilia 50 anni fa. Sai, Gio, penso che tuo figlio Julian dovrebbe partire subito per la Sicilia. Tu cosa ne dici? Mio figlio, lasciatelo fuori. Tu non ascolti, Gio. Tutta quella fatica perché Julian andasse all'università, perché fosse un bravo ingegnere a Baltimore. Joe, se non lo convince a partire, tutto questo finisce nel cesso. Un buon padre deve far conoscere al figlio la sua terra d'origine. E tu ci devi un favore, no? Lasciami stare! Voglio parlare con lui, sturco, eh? Va bene, Joe. Prendi il cappotto e vieni con noi. Gio, scendi. Voi mi aspettate qui? Gentile da parte vostra incontrarmi, signor Turco. Sapete cosa vogliono da me? Tuo figlio. Perché?
Per che cosa? Ho pagato tutto fino all'ultimo centesimo. Non gliel'avete detto? Gliel'ho detto. Voi e io siamo siciliani, no? Ce lo portiamo nel sangue tutta la vita. Noi non abbiamo bisogno di nessuno che ci dica quando una cosa è sbagliata. Ora voglio che mio figlio non venga immischiato in questa faccenda. Lui è tutto quello che ho. È americano. Non te la prendere così, vai. Può solo farti venire male al fegato. Per favore. Non posso aiutarti. Sono troppo vecchio. E a parte questo, sono a riposo. Voi potreste impedirlo se solo lo voleste. Tutti mi portano il rispetto. Sono a riposo. Vado al mio club, gioco a carte e vado alle corse ogni tanto. Con chi devo parlare allora? Non con me. Non parlare con nessuno. I vecchi tempi sono finiti. Questa è tutta gente nuova. Fai quello che ti dicono, Joe. Vai, manda via la ragazza e parla con tuo figlio. Chi sta cercando? Julian. Julian è occupato, vuole dire a me? Papà. Julian. Perché non hai telefonato? Ma ti senti bene? Sì, sto bene. Faccio un caffè. Perché non hai telefonato? Sarei venuto io a Brooklyn. Sono contento di vederti. Ma come hai fatto ad arrivare fin qui da solo? Sono arrivato. Papà, va tutto bene? Chi è quella ragazza? Si chiama Nancy. Dai, dimmi cosa c'è che non va. Sei stato dal dottore, per questo sei qui. Non ho bisogno del dottore. Ehi, senti, cos'è che mi nascondi? Qualunque cosa sia, voglio saperlo. Suo figlio parla molto di lei, signor Salina. Sì. Non ho fatto grandi cose nella mia vita, però ho allevato bene mio figlio. Il ricordo più bello che ho è di quando arrivavo al college e lui mi correva incontro raccontandomi dei compagni di scuola, degli esami, delle partite di baseball e delle gare di vela che aveva vinto. Io alla sua età ero solo un povero italiano che puzzava d'aglio. Williams College era un posto magnifico, ma ho sentito che non è più come allora. Ah, vi vedete sempre con quel tuo compagno, quello che poi è diventato senatore. Non mi pare di avere compagni che sono diventati senatori. Credevo che me l'avessi detto tu, Julian. Comunque era una buona scuola. Senza quella scuola non saresti dove sei adesso. È meglio se vi lascio soli, è tardi. Devo andare, poi ho delle cose da fare. No, no, non se ne vada. Forse è meglio se parliamo un po' da soli, noi due. Eh? Siete fidanzati? Solo amici, lavoriamo nello stesso ufficio. Sono contenta di averla conosciuta. Se ha un figlio come Julian, il merito è suo. Torno subito.
essere così preoccupato. È solo nostalgia. Ha preso la macchina ed è venuto da te. Nancy non ha la macchina. Io non l'ho mai sentito parlare così. Sta male e ha paura di dirmelo. Devo scappare, la saluto, signor Salina. Sa, Julian era un bambino sempre allegro. Sua madre era irlandese, una donna forte. Non le piaceva Brooklyn e un giorno se n'è andata. E Dio solo sa dove. E mio piccolo bambino non credo si possa ricordare di sua madre. Arrivederci. Aspettiamo ancora un momento, no? Un momento. Odio aspettare. Cucino io. Che cosa vuoi? Uova? Roast beef? Pomodori? No, niente, grazie. Meglio solo un bicchiere di vino bianco. Hai già mangiato? Sì. Mi piace la tua casa. Come ai vecchi tempi, eh? Senti, Julian. Comunque vadano le cose. Tu sai quanto ti voglio bene. Tu per me... No, un momento. Di quale cose parli? Sentiamo. Hai visto il dottore, vero? E parla, insomma. Io ero un bambino quando ho lasciato la Sicilia. Ero affamato. Ma il mio sogno era l'America. E ho giurato a me stesso che ce l'avrei fatta per te. Ancora prima che tu nascessi. Ma ho dovuto chiedere aiuto a persone che mi facevano paura. Ma erano le sole che allora potevano aiutarmi. Papà, ti prego. Fammi capire di cosa stai parlando. Ti ricordi che ti ho parlato di mio fratello, morto durante la guerra? Aveva un figlio. È tuo cugino. D'accordo, ho un cugino. E allora? Loro sono tornati. Chi? Perché? Sono tornati e vogliono te. Chi vuole me? Ho cercato ti prego, perdonami. Papà. Ti prego, perdonami. Perdonati per cosa, papà? Vogliamo parlarti. Lasciate stare mio figlio. Non toccate mio figlio, eh. Vieni qui, Joe. Vieni. Muoviti. Andiamo. Credevi che fermavo qui a fare una passeggiata, eh? Muoviti. Ascolta, ragazzo.
Perché te lo dico una volta sola. Devi fare un lavoro per noi. Hai un aereo per la Sicilia, subito. Se non ci vai, tuo padre muore. Sarà una morte lenta, non bella da vedersi. Se ci ascolti, sarà libero. Tutto chiaro? Italia per vacanza? No. Affari? Mi scusi, ma non ho voglia di parlare. È logico. Julian. Credevo volessi notizie di tuo padre. Tuo padre sta bene. Il resto dipende da te. Champagne, signore? Grazie, tesoro. Prego. Bevi, ti fa bene. Dove l'avete portato? Ti ho detto di bere. Mi chiamo Mark Juni, laureato a Princeton in economia. E so tutto di te, Julian Savini. Non ti va di farti mettere i piedi in testa? Hai rifiutato paghe eccellenti pur di rimanere freelance. Appassionato di barca a vela e sempre con delle belle donne. Che cosa vuoi da me? Hai un cugino a Palermo. Non vi siete mai visti. Sapete solo l'uno dell'altro. Conoscerai lui e la sua famiglia. Diventerete amici. A quest'ora tuo cugino ha ricevuto il tuo telegramma e ti sta aspettando. $20,000 per le spese e una prenotazione al Grand Hotel. Tu arrivi, ti rilassi e non dimenticare. Tuo padre conta solo su di te. Non hai risposto alla mia domanda. Chi è questo cugino e che cosa ha a che fare con me? Tuo cugino è un giudice. Hai fatto buon viaggio? Ti trovo bene, ma... Signori. Come va il nostro nobiluomo? Cominciavo a pensare che ti fossi dimenticato della tua terra. Mark, non puoi immaginare come sono felice di vederti. Adesso mi devi raccontare tutto quello che hai fatto. Voi sapete sempre tutto prima di me, Don Vincenzo. Alberto, questo tuo fratello ogni volta che torna sembra sempre più americano.
Ci sono 75 milioni di dollari sul mio conto di Nassau. E ne arriveranno altri. Li voglio trasferire qui. Tutti? No. È impossibile. Solo 20 milioni. Servono per cominciare. Ma li voglio subito. Sì. Ma vedi, Mark, le banche siciliane oggi sono nell'occhio del ciclone. La nuova legge ha concesso ai giudici di ficcare il naso nelle banche e nei patrimoni privati. Il giudice Salina ha mandato subito la finanza qui. Hanno guardato tutte le carte, dappertutto, anche al cesso. E noi abbiamo paura? Una mente malata. Per lui, tu sei un lurido trafficante di eroina. E io riciclo denaro sporco. Tutte le cose buone che facciamo, le possibilità di lavoro che diamo, non contano niente. Conclusione? Mi dimentico la Sicilia? No, signori. Io ho un progetto di centinaia di milioni di dollari e non c'è nessuno che mi possa fermare. Siamo nel mirino. Per ora non voglio e non posso muovere il tuo denaro. Sarebbe una pazzia fare operazioni del genere mentre è in corso l'inchiesta di Salina. Don Vincenzo, non dovete preoccuparvi così. Vi porterò la testa di Salina su questo tavolo. Il consolato americano, sai dov'è? Sei sicuro che la direzione sia giusta? Tranquillo, non ti lascerò segni su quella faccia di merda. Ho tutto americano. Non ne te ne volevi, eh? Tu obbedire devi. Devi obbedire agli ordini, capito? E questo, lo capisci? Non ci stanno consolate qua, che ti mettiste in testa? Torna in albergo, va! T'ho detto che puoi tornare in albergo, capito? Donna Caterina. Fatti guardare. Il matrimonio ti ha fatto ancora più bella. Ti invidio. Eri una bella ragazza. Ma adesso sei una donna bellissima. Non esagerare coi complimenti, se no questa qua poi ci crede. Don Vincenzo! Venite, beviamo qualcosa. La cena è quasi pronta.
fai portare lo champagne. Ben ghiacciato, mi raccomando. Fratello sta troppo tempo lontano dalla Sicilia. Vorrei avere più influenza su Mark. Che ci posso fare? Io faccio solo case. Rimanendo troppo tempo lontani, si rischia di perdere la prospettiva di come funzionano le cose qui. Capisci cosa voglio dire? Sta diventando troppo americano. Lo so, ma vedete, io ci metto un anno, qualche volta anche di più, per costruire un palazzo. Per guadagnare la stessa cifra lui ci mette, che dico, un'ora. Questi sono risultati che non ti insegnano la pazienza. Sei sempre piaciuta da quando eri piccola così. Sei bravo a parlare. In un anno ho fatto il giro del mondo due volte e non ho incontrato nessuna come te. Che bugiardo che sei. Riccardo com'è come marito? Come pensavo. Ecco la nostra isola. Caterina. Certo, stiamo ancora lavorando sui costi. Dunque, questo è il porto, il centro commerciale e questi sono gli alberghi, con campi da tennis, piscine, golf, eccetera. E c'è anche l'eliporto. E questo è il primo nucleo residenziale. E vicino a questo albergo, il casino. 3 anni di lavori, 60 milioni di dollari. Riccardo, tu non sorridi mai? La vostra banca non deve fare altro che finanziare il progetto usando il mio denaro. Una percentuale a ogni mio passo. Per voi è una miniera. E dove la mettete la gente che ci vive? Ma ci sono meno di 300 famiglie. Alcuni pescatori, donne e anziani. Cani randagi, zanzare. Metalli abbiamo già convinti. Con gli altri il denaro non serve. Non se ne vanno, a meno che non facciamo in maniera nostra. Calma. Niente mano pesante. Magnifico. È un progetto magnifico, ma è un sogno. Il giudice Salina ci sta seduto sopra. Don Vincenzo, l'americano, il cugino, gli tenderà la trappola. E io colpirò. Il giudice è troppo attento. E poi ci possiamo fidare di questo cugino. Come si comporterà? Cosa deve fare? E sarà davvero in grado di farlo? Riccardo, io a Mark do la mia benedizione.
se vuole rischiare. Salute. Cerca di sbrigarti a tornare in albergo. Muovete, americano. Vattene. Don Vincenzo è diverso, eh? Sembra un vecchio tacchino. Non fidarti troppo di lui. Don Vincenzo è uno che ha 9 vite e oltre 100 facce. Tanto furbo non mi pare. Se ha deciso di tenersi il barone Riccardo in casa sua solo per avere un titolo in famiglia, perché lui sputa sangue da tutta la vita per regalargli la banca, la casa e Caterina. Caterina, che meraviglia. Quando eravamo piccoli non sai cosa non abbiamo fatto. Ma no. Don Vincenzo non la dava a me, povero figlio di un venditore ambulante di panella. No. Io ero per lui solo la sua fottuta macchina personale per accumulare soldi. Ancora? E non le dire queste cose, eh? Io non dico, io faccio. È il mio turno adesso, Alberto. Glielo farò vedere io a quel vecchio tacchino chi è Marciuni. Mi prenderò sua figlia. Non lo fare. Me la prenderò. E a te, caro Alberto, farò un regalo magnifico. Mi fregherò la banca. Cosa fai lì? Freddo fuori. Via. Cosa? Perché non mi porti via? Cosa vuoi dire? Questa casa non la sopporto più. Che succede? Credo mi sia venuta la febbre molto alta. E allora spostati dalla finestra. Perché non fai altro che provocarmi? Lui sputerà anche te. Cosa? Mio padre ingoia le persone e le risputa quando non gli servono più. Ha fatto così con la mamma e l'ha fatta morire. Ti
Ti fai solo del male dicendo queste cose. Ha ingoiato anche te, ma tu non te ne rendi conto. Però forse è proprio quello che volevi. Cara, per favore. Tribunale. Il giudice Salina, per favore. Pronto? Chi parla? Mi chiamo Julian Salina. Sono appena arrivato dagli Stati Uniti. Il giudice Salina e io siamo cugini, vorrei parlargli. Ho mandato un telegramma. Un momento, prego. In questo momento lei dov'è? Al Grand Hotel. Aspetti lì. Vorrei parlare con mio cugino, per favore. La richiamiamo noi, aspetti lì. Chi è? Carabinieri. Giulio Salina? Sì. Passaporto. Lei perché è qua? Perché sono venuto in Italia, è questa la domanda. Perché è venuto a Palermo? La mia famiglia è originaria di qui. Quale famiglia? Mio padre è nato qui. E lei come sa che è cugino di Giuliano Salina? Mio padre aveva un fratello, di nome Giovanni Salina. Lui aveva un figlio, Giuliano. Quel figlio è mio cugino. Occupazione? Ingegnere navale. Dove? Eastern Corporation, Baltimore. E come si scrive, per favore? Lasciate perdere tutto. Fate finta che io non abbia telefonato. Ho vissuto tutto questo tempo senza averlo mai incontrato. Mi dai il mio passaporto, per favore? Signor Salina, la prego di scusarci. Il giudice ha buona ragione per credere che lei sia suo cugino. La vuole vedere subito. Ma prima dobbiamo essere sicuri della sua identità. Sono certo che il giudice la chiamerà presto. Arrivederci. Caterina, smettila con questi stupidi giochi. Che cosa vuoi? Volevo vederti. Volevo toccarti. Senti, ma che cosa pensi di me? Che sono una puttana? Penso che sei stupida. Sì. Non so, sai che tipo di donne frequenti a New York, in Thailandia. Non ma so. Ma che cosa vuoi niente. Saperne tu, Caterina? E invece lo so, non credere. Tutte puttane. E io non sono la puttana. Che cos'è? Ti ho portato un regalo. Che cosa? Un regalo. Ma che cos'è? No.
Julian Salina c'ha un appuntamento col giudice. All'ottimo piano. Giuliano. Tu sei Julian. Entra. Vieni. Accomodati. Non puoi sapere quante volte ho pensato di scoprire se questo zio era ancora vivo. Ma. Oh, meno male che tu hai fatto il primo passo. È ancora vivo? Sì. E perché non è venuto? Non ha voluto, così sono partito da solo. Come non ha voluto? La verità, Giuliano, è che credo non voglia tornare più in Sicilia. Abbiamo lo stesso nome. Sì, quello del nonno. Era un bell'uomo. Sì. Oh, ti voglio fare vedere una cosa. Guarda, Julian, i nostri due padri. Questo è il tuo. È di poco prima che partisse per l'America. Che coraggio, pensa a partire da solo a quell'età. Mia madre se n'è andata che ero piccolo. Non l'ho quasi conosciuta. Neanch'io, mio padre. Quando è morto avevo 3 anni. È morto durante i bombardamenti prima dello sbarco in Sicilia. M'hanno detto che aspettava, che sognava la liberazione dal fascismo, ma invece l'hanno ucciso. Sono felice che tu sia qui. Sono veramente felice, sai? Scusami un momento. Preparati qualche cosa da bere. Ti prego, fai come se fossi a casa tua. Com'è allora? Simpatico. Come va questo pancione? Si agita molto quando sente la musica, ma non so se il violino a lui piace. Ah, o a lei. A lei. Non so però se lui o lei sta applaudendo o si sta lamentando.
Ecco Julian. Julian, lei è Sara. Ciao, Sara. Ciao. Sono molto contento di conoscerti. Congratulazioni. Dopo 10 anni di matrimonio non ci speravamo più. È stata una piacevole sorpresa questo tuo arrivo. E sai, Giuliano, io non vediamo... Signora, si sta raffreddando tutto. Meglio obbedire. Sono guai altrimenti. Ma non doveva venire anche Luisa? Ha telefonato e, come al solito, è in ritardo. È una delle poche persone che può entrare in questa casa, solo che viene quando le pare. Luisa è una nostra amica. È avvocato. Ah, devi sapere che in Sicilia molta gente fa l'avvocato. E perché qui adorano litigare. È uno sport nazionale. Sei siciliana anche tu? No, vengo dal nord. Sono di Verona, la città di Giulietta e Romeo. E come vi siete incontrati? Ah, allora... Ma Carmela, ma quanto devo mangiare? Tu almeno per due devi mangiare. Eravamo d'estate e sono venuta qui. Sono venuta qui per il mare, per i templi, per godermi il paesaggio. E adesso eccomi qui. Julian, benvenuto. Benvenuto. È arrivata Luisa. Lascia, vado io. Sono appena uscita dal lavoro. Io non ho mai una domenica libera. Io non so quanto potrò durare. E dai, guardami. Un disastro. Smettila di lamentarti. Come va il bambino? A giudicare dai calci, benissimo. E il cugino com'è? Giovane. Giuliano sembra contento. E come mai compare così all'improvviso? E chi lo sa? Giuliano, come puoi vivere in questa prigione? È un miracolo se sono ancora vivo. Hanno già ucciso 4 giudici qui. E 2 agenti e una bambina sono morti quando hanno tentato di ammazzarmi. È un incubo. Ci chiamano i giudici super blindati. È vero, Giulia. Questa casa è una prigione. L'ufficio è una prigione. Le stesse automobili che ci portano alle prigioni sono prigioni ambulanti. Molti matrimoni sono falliti per lo stress. Molti giudici vivono nelle caserme. Ma quello che mi fa soffrire è costringere Sara a questa vita. In questa prigione. Trentasei. Bravo. Ah,
Questa sì che è una sorpresa. Hai già fatto colazione? Devo tornare a Roma stasera. I soliti problemi di bilancio al ministero. Cercano di farmi sentire indispensabile. Indispensabile in politica. Allora, ho parlato un po' in giro. E tutti sono interessati al progetto. Beh, ci sono dei problemi con questo Mark Ciuni. L'ho fatto cominciare io. Era solo un picciotto da strada. Lo vuoi vedere? È qui da me. No. La sua abilità nel produrre denaro è, direi, eccezionale. Forse è un po' cambiato, è troppo americano. È troppo furbo. E cosa ne pensi del fratello, il costruttore? Troppo siciliano. È troppo stupido. E dei Ciuni, cosa ne facciamo? Ci sono altri finanziatori, più puliti. Non sarà facile. I Ciuni possiedono già la maggior parte dell'isola. Beh, sei tu il genio della finanza. Ma c'è anche un'altra cosa. Mark ha un piano per il nostro caro giudice Salina. L'incorruttibile figlio di puttana. Quello mi vuole castrare. Ho cercato in tutti i modi di farlo trasferire. Vorrei che si potessero evitare questi morti. Ma decidi tu. E stai attento a Ciuni. Quando i cani da caccia impazziscono, finisce che si avventano sul padrone. Devi provare uno di questi, Julian. Sono il vero sapore della Sicilia. E come direbbe la pubblicità? Profumati, fragranti, dolci. E 2000 calorie. Lei è fortunato. Oggi qui sta conoscendo un'altra Sicilia. Allora, se lei fosse stato un normale turista, uno di quegli americani che vanno su e giù per l'Europa senza vedere, capire niente. Ma io non sono un normale turista americano. Mio padre è nato qui. Pronto? Chi è? Pronto? Pronto? Sei un animale. Tu e chi ti paga? Sara, ti prego, vieni, siediti. Questa storia non finirà mai. Mai. Lo so, a te non fa più effetto. No, non è tu vero. Tu pensi che sia uno scherzo. Non è ma vero. Ma non è uno scherzo. No. Non è uno scherzo. Sara. E io lo so, non Sara, finirà mai. Prego. Sara. Questo è un nuovo numero che hanno da 3 giorni. Un numero segretissimo. Ma come vede, non c'è niente che possa essere segreto in Sicilia. È una guerra di nervi. Solitudine, isolamento, minacce. E anche tutto questo può uccidere.
da qui è partito suo padre. Qui c'era il paese. Muri di pietra, agrumeti. Non riesco a immaginare come poteva essere. Bellissima e molto povera. Può darsi siano rimaste delle foto da qualche parte. Qui sono le mie radici. Ho passato la vita con mio padre e non mi sono mai preoccupato di conoscerlo. È morto, mi dispiace. No, no, è vivo. È in America. Allora può raccontargli tutto quando lo rivedrà. Sì, quando lo rivedrò. Allora? Che cosa vuoi che ti dica? Sei un figlio di puttana. Non devi parlarmi così. Specialmente tra i morti. Voglio sentire la voce di mio padre. Tuo padre sta bene, te lo garantisco. Fai quello che ho detto e nessuno gli toccherà un capello. Ma se ci provi con me o fai il furbo. Cosa cercavi andando al consolato? Chi volevi vedere? L'FBI? I Marines? Stai attento. Qui sei a Palermo, non a Baltimora. Non fai un passo. Non incontri nessuna bella donna se non lo voglio io. Ci ho pensato molto prima di sceglierti. Tu sai benissimo cos'è più importante. La vita di tuo padre o quella di un cugino di cui non conoscevi l'esistenza fino a due giorni fa. Perché lo fai, Giuni? Solo per i soldi? Per tutto. Ecco perché. Allora, voglio che tu mi racconti delle 3 ore e 10 minuti che hai passato in quella fortezza. Sono affari miei. Ti piace. E tu piaci a lui. Quando torni a trovarlo. Fottiti! Allora vai a trovarlo presto. Beh, diventerete sempre più amici. Tu farai di tutto perché lui si fidi di te. Quando ci sarà un'uscita imprevista, un picnic, magari una breve vacanza, tu me lo farai sapere. È tutto quello che voglio da te. Informazioni. Così lo ammazzi. Dipende da te. Tu vuoi fregarmi. D'accordo. Io ti porto tuo padre vivo e te lo faccio ammazzare proprio davanti ai tuoi occhi. Thank you.
Vito Erich. E quelle chi sono? Quelle sono donne dell'isola. Che hanno mandato? Fanno quello che vuole il burattinaio. Gli tagliamo i fili al puparo questa volta. Se prima le donne non ci strappano il morto dalle mani. Presto, sbrighiamoci, facciamo in fretta. Invece sì, quel tuo cialtrone di dottore, nel certificare il decesso per arresto cardiaco come ha graziosamente fatto, non ha specificato che l'arresto era dovuto a una bella pallottola calibro 38. E Salina l'ha fatto arrestare. Quel dottore è pagato per stare zitto. Avevamo detto, niente mano pesante. E tu sei diventato matto. Non gli sai spiegare come bisogna muoversi qui. Ma come ti permetti? Arrivi, ti comporti da padrone. È la nostra banca che vi dà la possibilità di acquistare terreni sull'isola. Se vi serve la copertura, state alle nostre regole, chiaro? Bravo! Bravo! Vostro genero è un formidabile parolaio. Eccellente direttore solo di una banca per i risparmi di piccoli bottegai. Mark, i tuoi maledetti dollari non servono in prigione. I maledetti dollari servono anche là. Senti, bello. Io sto ancora qui ad ascoltare te solo per rispetto a tuo suocero. Perché fuori da questa stanza sei un pezzo di merda. Anche se cerchi di arrampicarti per il resto della tua vita, l'odore dei vicoli ce l'avrai sempre addosso. Verme! Oh, basta! Il nostro domani dovreste essere voi due. Non mi va di stare qui a guardare due presuntuosi imbecilli litigare come due picciotti. Finisci, Ciuli. Ma hai rotto la minchia con questo tuo atteggiamento. Fai come te pare a Nassau, a Hong Kong, ma non qui. Perché qui comando io, è qui a Palermo che con la mia reputazione piantato col culo su questa sedia sono riuscito ad avere le mani pulite. Fino a oggi. E non me ne sporco per te. Ti tolgo la mia benedizione. E nessuno fa più niente su quell'isola finché non lo dico io. Sono stato chiaro. Sei divertito? No, sono preoccupato. Preoccupato di cosa? Degli strilli di un povero vecchio. Adesso anche davanti alla gente, eh? Davanti alla gente? Non c'è nessuno. Dov'è la gente? Marco, stai calmo. I suoi amici ci servono. Io non sto calmo. Non aspetta. L'isola è nostra e i soldi sono nostri. Il giudice va ucciso ora e subito. A cose fatte, Don Vincenzo verrà a ringraziarmi. In ginocchio.
Che cosa credi di fare? Dove andiamo? Salga. Tutta sua, Come mia? Mi pare che l'hanno noleggiata per lei, ma solo per oggi, E lei poi è brava con la vela, no? È questa? Sì. Vai! Molla la cima! Questa mattina ero in elicottero. Sorvolavo un'isola. Ho visto il mare dall'alto e ho deciso che mi meritavo un premio. Ma la scorta non voleva, mi sono dovuto imporre. Sai, non ho detto niente neanche a Sara. Vuoi tenere il timone? Oh, sì, grazie. Dai a me.
Se penso che questa è la prima volta. Sì, in 6 mesi deve essere la prima volta che riesco a stare all'aria aperta senza uomini che mi girano intorno, con i mitra spianati, che mi seguono dappertutto. Sì. Il padre se n'è andato, il tuo ha resistito. E tu sei diventato l'uomo che sei. E chi sono? Uno qualunque che prova a fare del suo meglio. Sono solo le circostanze che mi costringono a una vita, non so, a una vita diversa, ecco. Julian, a cosa stai pensando? Stavo pensando a mio padre. Guardato questa terra da una nave che lo portava via, pensando di vederla per l'ultima volta. E poi a lui, un ragazzo, pigiato in uno di quei carichi di carne umana, come li chiamavano. Finalmente gli è apparsa New York e ha visto la Statua della Libertà. Ti ha parlato della sua vita qui? No, non molto. L'America era il suo sogno. Io sono il suo sogno, Giuliano. Ma soltanto oggi comincio a capire quanto l'abbia pagato. Dai, vedere muoverti. Così non mangio. Che dici? La barba. Voglio farmi la barba. Ah, con la barba non mangi, eh? Tieni. Voi due mi fate diventare matto, aspettatelo. Dimmi, ma che cavolo stai facendo? Lo vuoi ammazzare? Vieni, lascialo stare, ti ho detto, lascialo stare! Vuoi farti la barba, vecchio? Dai, tirati su, te la faccio io la barba. E tirati su. È uno sporco bastardo. Bisogna dargli una lezione, tu lo difendi. Lascialo. Questo stronzo di un bastardo. Adesso siedi. Vecchio stronzo. Seduto. Prima ti pulisco la faccia, poi faccio la barba. Ma la vuoi piantare? C'è bisogno di fare tutto questo casino. Bella barba, rilassati. Guarda un po' che cosa ti ha fatto quello. Quello è un pazzo curioso. Lo sai che mi ricorda il mio vecchio? Eh? Mio padre ci aveva gli anni tuoi quando gli hanno sparato. Southbrookon. Davvero. Steso sull'asfalto in mezzo a una pozza di sangue, con la polizia che lo sposta tirandolo per un piede. Come un pezzo di carne da macello. Eh? Domanda uno. È vivo o morto? E un altro risponde. Morto, porco di un siciliano. E a quel punto mio padre apre un occhio, gli sputa e gli dice in dialetto, gli dice morti, vauci, sbirri cornuti. Tu mi piaci, Sergio. È un peccato se ti devo ammazzare. Speriamo che il tuo ragazzo non faccia fesserie. Che cosa deve fare mio figlio? Quello che gli comandano. Sì, sì, lo so che era un rischio, ma ne valeva la pena. Perché è chiaro che non si potrà più ripetere dopo il chiasso che state facendo. A presto. Grazie. Ciao. Thank you.
un miracolo. Non ti è mai successo di lasciare le tue carte per ascoltare il mio violino? E va bene, confesso. Oggi pomeriggio l'ho fatta grossa. Sono stato in barca con Julian. Ma siete andati voi due soli? Uh-huh. Devo dire che mancavi solo tu. Ai! Sara, sai una cosa? Ho fatto un importante passo avanti in un'indagine non facile. Dall'altra parte. Tutto sembra risolversi. Sono un uomo felice. Pronto? Stavo pensando, se non hai niente di meglio da fare, perché non ceniamo insieme stasera? Va bene. Va bene, d'accordo. Perfetto. Allora passo a prenderla io. Addio Sicilia bella, Palermo capitale. Ci stanno. Io lavoro e lavoro e lavoro. Forse non è questa l'immagine della donna siciliana, vero? No. Vestita di nero, sepolta nella sua casa, due grandi occhi scuri che compaiono all'improvviso dietro ai vasi di gerani di una terrazza al sole, fedele al suo uomo, gelosa. Così è la mia immagine. Un secolo in ritardo. È un po' invecchiata come immagine. Infatti gli occhi neri sono tutto quello che ricordo di mia nonna. Di una sua piccola fotografia. Tutto quello che so delle donne siciliane. E quando arriva in Sicilia, la prima donna che incontra non ha gli occhi neri, è divorziata e passa 10 ore al giorno in un ufficio. Che delusione, immagino. Lei è sposato? Non ci penso proprio. Mai stato innamorato? Mai. Sempre. Da ragazzino, la mattina andando a scuola prendevo un autobus e subito ero pazzo d'amore. E tornando il pomeriggio un altro autobus, un altro pazzo amore. E da grande? È un incurabile difetto. Tutta la mia simpatia. Innamorarsi è come una condanna per lei. Ma non può averle proprio tutte le donne. Si può sempre tentare. Chi m'ha fregato? Tu o lui? Stupendo, tu e lui in barca. Fantastico. La visita di suo cugino gli ha fatto venire voglia di aria pura, eh? Bravo. Senti, Serena, voglio credere che non sapevi niente di niente. D'accordo? Che ti hanno portato a quella barca e tu non le sapevi niente. Perché se stai facendo il doppio gioco... Quale doppio gioco? Voglio sentire la voce di mio padre. Vuoi sentire la voce di tuo padre? D'accordo. Io sto ai patti. Ficcatelo bene in testa. Tuo padre tocca a te proteggerlo. Chi sceglie tra i due? Tuo padre o tuo cugino? Una sola persona può uccidere tuo padre. E questo sei tu. Sentimi bene, stronzo. Voglio sentire la voce di mio padre adesso. Vuoi sentire la voce di tuo padre? Vuoi sentire la voce di tuo padre? Sentirai la voce di tuo padre. Andiamo. Senti la telefonata registrata dal mio cliente. Avverto che se non paghi sta tangente ti rompo tutto l'osso 1-1 prima di andare in galera. O capeste sì o no? Tutto l'osso ti rompo se non paghi. Tu giuro sopra testa dei miei figli, ti ammazzo se non paghi. È incredibile. Sui suoi figli. Fallo proteggere dalla polizia finché non trovano quel bastardo. Lo trovo io il bastardo. Gli stacco la testa. Rallenta.
Come stai, vecchio? È in forma. Bene. Pare che io non mantenga le promesse. Allora comincia a pestarlo per bene. Così ripiangerà di dover essere protetto da un pezzo di merda di figlio. Un'ultima parola, Julian. Digli addio. Julian. Non fare niente di quello che ti dico! D'accordo. Parliamo. Parliamo! Digli di smettere! Basta! Falli smettere! Bastardo! Puoi tornare negli Stati Uniti, ma non troverai mai il corpo di tuo padre. Non hai prove contro di me e ti resta tutta la vita per immaginare la sua morte. Allora cosa gli dico? Devi smettere subito di fargli del male. Ok, fatela finita. Fatela finita! Per ora. Ma cosa gli vai a dire a tuo figlio? Che razza di siciliano sei? Che non gli insegna a ubbidire? Sapevo niente della gita in barca. Ti credo. Ha detto che non si ripeterà più. Ha detto così? Non si ripeterà più. Anche un bambino lo può fare. Chiami al telefono tuo cugino. Ti fai invitare un'altra volta a pranzo nella sua bella casa. È tranquillo e molto felice di vederti ormai. Niente più perquisizione. Mangiate, chiacchieri con sua moglie, bevete del vino. Poi lei va a dormire. E tu rimani con lui. Da solo. È allora che prendi la pistola. E lo ammazzi. Un colpo solo. Alla testa. Nessuno sente niente. Poi raggiungi l'uscita con molta calma. Fai due isolati a sinistra. E trovi Tony che ti aspetta in macchina. Ti facciamo partire subito via mare per Malta. E da lì in aereo a Nairobi. Nuovo passaporto, nuova identità. E un conto in banca di $500,000 alle isole Caimane. Quando arrivi, tuo padre è lì ad aspettarti. Ti compri una barca e ti godi il resto dei tuoi giorni come un principe. Credimi, ti sarà facile anche dimenticare. È proprio una bella storia. Quello che vedo io è più realistico. Io esco da quella casa e sono un uomo morto. È più sicuro, più economico. Mi sforzo di ragionare come te. Come me?
Di chi credi di essere in mano? Di uno stupido bandito. Si tratta di importantissimi affari. Ci sono dei prezzi da pagare, dei morti anche, ma non ho altra scelta. Vorrei evitarli se potessi. Ma ricordati che le regole del gioco si rispettano. Io ti ho fatto delle promesse. E le promesse io le mantengo. Questa pistola salva molte vite. Io non sono un pazzo assassino. Sennò potrei far saltare la casa del giudice. Ma farei solo morire degli innocenti. La moglie, il bambino che ha nel ventre, magari anche quella tua amica. Come si chiama? Luisa. Senza contare tuo padre. C'è ancora un proiettile in canna. Ce l'ho lasciato apposta. Perché? Perché? Perché solo un idiota o un pazzo premerebbe quel grilletto. E io so che tu non mi uccideresti mai perché... Non sei né l'una né l'altra cosa, Julian Saline. Voglio andare via di qua.